tropa da Alemanha. Potens Deus, Pater Misericordiarum, benedicat et custodiat ec vexille. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Colonier. Attenzione! Marcello Sebasti! Attenzione! Io voglio ringraziare molto l'ammiraglio De Giorgi per le parole che abbiamo sentito e insieme a lui tutti i militari che hanno operato e che hanno lavorato in queste settimane così complicate e così difficili. Credo che se siamo tutti qui è perché la missione Mare Nostrum, che è stata organizzata e voluta dal governo italiano, è una missione che fino adesso ha avuto successo. Ha avuto successo perché, secondo anche le cifre che l'ammiraglio De Giorgi qui ha presentato, si dimostra che grazie all'impegno dei nostri militari, grazie all'impegno della Marina, grazie all'impegno dei nostri aerei, grazie alla collaborazione, voglio ringraziare il Primo Ministro maltese, Giuseppe Muscat, e a tutte le forze armate maltesi che hanno collaborato con noi, si è riusciti a salvare centinaia, migliaia forse di vite umane. E questo è avvenuto, come l'ammiraglio De Giorgi ha appena presentato, con un'operazione efficace che è riuscita anche a mettere sotto pressione i mercanti di morte, perché l'arresto dei 16 scafisti avvenuto l'altro giorno è un messaggio molto importante che attraverso questa operazione noi diamo a tutta la sponda nord dell'Africa e del Medio Oriente, perché ovviamente il messaggio forte è quello di dire che noi abbiamo messo in campo un'operazione che salva vite umane, ma che non è un incentivo ai mercanti di morte, anzi è un'operazione che mette i mercanti di morte a rischio, fortemente a rischio, tanto che quello che è successo con i 16 scafisti dell'altro giorno è un messaggio fortissimo. In questo senso a me preme qui ringraziare, lo faccio tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Binelli, che ringrazio per essere qui e per tutto il lavoro e lo sforzo che le nostre forze armate stanno facendo. Lo voglio fare in un giorno per l'Italia molto particolare, perché oggi è la vigilia
dell'anniversario della strage di Nassiriya in Iraq, un momento molto particolare di ricordo per il nostro paese, di memoria e anche di orgoglio per la funzione straordinaria che le nostre forze armate di dedizione al paese, di dedizione ai compiti che il paese e la comunità internazionale assegna loro. E oggi qui siamo a verificare, a toccare con mano l'efficacia di un'azione molto difficile e io devo dire anche che rapidamente è stata messa in campo, perché era veramente qualche giorno dopo la tragedia di Lampedusa, eravamo attorno al 10-12 di ottobre, quando sulla base di quel nuovo tragico avvenimento che era capitato e che grazie alla cooperazione con le forze armate maltesi, abbiamo con la squadra navale maltese siamo riusciti a salvare quelle centinaia di migranti, si è deciso che non si poteva lasciare le cose così e nell'arco di veramente pochissimi giorni, il 18 ottobre è diventata operativa la missione Mare Nostrum e io voglio qui veramente ringraziare di cuore non soltanto lo Stato Maggiore della Difesa, lo Stato Maggiore della Marina, ma ovviamente anche e soprattutto tutti coloro che sono qui operativi e sono stati operativi sia sulla nave San Marco sia sulle altre navi. Voglio ringraziare ovviamente il comandante della Durand de la Penn, il capitano De Maio e tutti coloro che hanno e stanno lavorando in questo momento. L'Italia è veramente al vostro fianco, il paese è fiero di quello che state facendo perché state dando una dimostrazione di efficienza, di competenza e di grandissima capacità di unire lo sforzo umanitario, che è quello primo che ci muove, con la capacità di aggressione e reazione a uno dei crimini peggiori, di maggiore nefandezza che i nostri tempi oggi stanno vivendo. L'attività di questi mercanti di morte è un'attività che deve essere perseguita con la massima determinazione. Joseph, sono molto contento che tu ed io nel porto di Malta, qui oggi, sul nostro cacciatorpediniere durante la penna, siamo stati in grado di vedere insieme questa immagine e di capire quanto di positivo e con quanta determinazione si sta lavorando. E quindi io ti darei volentieri la parola, se vuoi dire anche tu una parola di questa nostra cooperazione, credo che faccia piacere a tutti noi, e voglio ancora ringraziare Ammiraglio Binelli, Ammiraglio De Giorgi, il lavoro straordinario che i nostri marinai, le nostre forze armate stanno facendo qui oggi. Grazie. Presidente, una parola di ringraziamento a lei, al Ministro, a tutte le forze italiane per il lavoro, il grande lavoro che state facendo in questo mare per salvare le vite. Quello che mi ha colpito di più è che adesso c'è stato con questa operazione anche un game changer, qualcosa che è cambiato veramente, che per la prima volta in molti anni adesso stiamo vedendo una situazione dove non solamente c'è l'aspetto umanitario, ma c'è anche la caccia ai trafficanti, che i trafficanti di morte, quelli, gli scafisti, per la prima volta in molti anni c'è uno sforzo e c'è un risultato dove gente viene portata a giustizia. Penso che questo sia un segnale molto forte a tutti quelli che ci seguono, tutti quelli che stanno vedendo quello che sta succedendo, ed è un segnale forte che l'Italia, Malta e altri paesi europei che sono impegnati in operazioni varie salveranno vite, salvano vite, ma vanno a caccia di trafficanti. Quello è uno dei punti chiave per il futuro. Allora ringrazio molto il governo italiano e mi auguro che nei prossimi
mesi ci sarà più luogo di collaborazione. Grazie. Allora, signor Presidente, giù abbiamo visto, diciamo, il cuore delle parti, della parte, diciamo, motori e tutto quello che è la condotta, il movimento della nave, la sopravvivenza della nave. Qui c'è la centrale di combattimento. Quindi da qui si, diciamo, si può vedere la situazione che circonda la superficie di tutti quelli che sono, cosa ci abbiamo vicino. Abbiamo il controllo delle nostre aziende qui. Non possiamo, tutte le informazioni che noi possiamo raccogliere stando in mare. Ecco, questa è la postazione del comandante normalmente, dove usa la nostra guerra elettronica, le nostre sensori attive, sensori telemetriche a terra, un passo concreto per la sorveglianza marittima e a disposizione chiara. Nel 2007 è iniziata. Qui ci sono gli altri controlli. Sono 6 anni che combattiamo le sei stazioni per entrare in questo gioco che è un vantaggio politico. C'è, diciamo, una lentezza. Un po' più alto. Beh, adesso se si va sul Cavour è un po' meglio lo standard. Ammiraglio. Queste quando sono entrate in servizio sembravano lusso. Delle regge. Perché avevano il doppio stipendio, invece lo stipendio standard era così prima, lo stipendio doppio era considerato lusso. Voi in che nave avete ricominciato? Prima di questo, quelle a vapore, che aria caldaia. Anche d'inverno c'erano 40 gradi. C'erano i fochisti che erano le blatte, perché piccole, calore sviluppava piccole, sono piccole e grandi. No, qui chiaramente queste navi, poi questa anche la progettazione risente della mentalità di 30 anni fa, quindi anche molte armi messe tutte insieme. Sono navi della guerra fredda. Sono navi che nascono con il concetto della guerra fredda. Poi sono capaci anche di operare.